Ciao a tutti poracci, potassi, figli di paps e bentornati sul mio canale. Questa generazione di console volge ormai al termine e ormai ne abbiamo l'ufficialità. È proprio di ieri l'annuncio di Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, che ha confermato che la prossima PlayStation, la quinta incarnazione della linea evolutiva, uscirà a Natale 2020. Non che fosse un segreto o una notizia inaspettata. Nell'ultimo anno sia Sony che Microsoft hanno toccato più volte l'argomento ed hanno iniziato a preparare la propria utenza al passaggio generazionale. Se per i due colossi siamo arrivati alla fine di un ciclo, in casa Nintendo la situazione è radicalmente diversa. In questo video vorrei aprire una discussione con voi perché al momento mi è proprio difficile riuscire a immaginare quale sarà la strategia che adotterà Nintendo per rimanere al passo con le sue rivali. Mi raccomando, prima di iniziare lasciate un like al video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Grazie, iniziamo. Vai! Partiamo. Ormai da svariate ere videoludiche la strategia di Nintendo è ben precisa. Piuttosto che mettersi in diretta competizione con gli altri grandi attori del mercato videoludico, rivaleggiando ad esempio sulla potenza dell'hardware e sulle capacità multimediali della propria macchina, la casa di Kyoto preferisce ritagliarsi uno spazio parallelo. Una fetta di mercato che tocca parte dell'utenza a cui mirano anche Sony e Microsoft, ma che non coincide con essa. Dopo il fallimento commerciale del GameCube, la Wii ha tracciato la strada che Nintendo non avrebbe più abbandonato: proporre una console radicalmente diversa dalle altre, con delle peculiarità non presenti altrove. Il motion control, ma anche la natura ibrida della stessa Switch, sono delle carte vincenti, perché permettono ai prodotti Nintendo di immettersi trasversalmente sul mercato ed essere percepiti non come delle alternative, ma come delle macchine da affiancare al sistema di gioco preferito. Questa della peculiarità però è anche un'arma a doppio taglio. Questo non solo perché una proposta del genere tende ad attirare un pubblico non avvezzo al gaming e quindi difficilmente fidelizzabile, ma anche perché la disparità di hardware porta a rendere eccessivamente impegnative le conversioni dei titoli multipiattaforma. Se nel primo caso abbiamo un'utenza che una volta acquistata la console poi se ne disinteressa da subito, andando ad incidere negativamente sulla vendita del software, nel secondo abbiamo l'allontanamento delle third parties e quindi una libreria sicuramente poco appetibile per il giocatore medio. Parliamoci chiaro, sebbene queste siano le criticità che hanno afflitto la Wii e hanno decretato la morte in partenza della Wii U, la Switch per ora sembra essere riuscita a evitare tutte queste trappole mortali. La console vende, anche discretamente bene, e gli sviluppatori, anche se con un discreto ritardo, si stanno impegnando a portare le proprie creazioni anche sulla console ibrida Nintendo, spesso con dei risultati eccellenti nonostante gli ovvi compromessi. Il problema però è questo: la Switch è una console relativamente giovane, arrivata con 4 anni di ritardo rispetto a PS4 e Xbox One, che ora si apprestano a cedere il passo ad hardware di nuova generazione. Switch è una console ancora nel pieno del suo ciclo vitale. Con l'avvento della next gen, il divario tecnico diventerà più che macroscopico e costringerà Nintendo a correre ai ripari in un modo o nell'altro. Difficile pensare che la grande N abbia già in cantiere il successore della Switch, una console su cui evidentemente sta puntando molto e su cui ha fatto convergere tutta l'utenza, prima frazionata tra console fisse e console portatili. Sarebbe anche e soprattutto un suicidio a livello di fiducia nel brand da parte dei consumatori quello di proporre una console a così poca distanza dal suo predecessore, e in questo la storia di Sega ha molto ma molto 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 da insegnarci. Insomma, la Nintendo rischia di ritrovarsi con le mani legate e l'unica strada percorribile sembra quella del rilancio mid-gen, ovvero una Switch Pro in grado di diminuire il gap con le console rivali e mettere così a disposizione, tanto dei consumatori quanto degli sviluppatori, un ecosistema in grado di fornire un'esperienza ludica attuale. Ma la domanda che vi pongo è questa: quanto senso può avere una Switch Pro per fronteggiare una nuova generazione di hardware? Per quanto i processi di miniaturizzazione stiano facendo dei passi da gigante, non credo che la Switch Pro possa rivelarsi un miracolo di ingegneristica in grado di reggere il passo delle sue future avversarie. Anzi, mi sbilancio. Una Switch Pro a livello di potenza bruta potrebbe al massimo posizionarsi tra una console di ottava generazione e la sua versione potenziata, Pro o X che sia. Certo, secondo le dichiarazioni di Sony e Microsoft, i nuovi macchinari si metteranno in diretta continuità con PlayStation 4 e Xbox One, grazie al focus importante che verrà dato alla retrocompatibilità. Nel caso di PlayStation, ad esempio, si parla di versioni uniche dei giochi eseguibili sia da PS4 che da PS5, con differenti livelli di qualità a seconda dell'hardware utilizzato, e questa potrebbe essere una vera manna dal cielo per Switch,
Ma siamo sicuri che una console del genere, appartenente palesemente a una generazione passata, possa essere ritenuta ancora appetibile dal grande pubblico? Molto potrebbe dipendere anche semplicemente dal prezzo di commercializzazione della Switch Pro, ma visto i prezzi pazzerelli che Nintendo ha pensato per la Switch Lite, difficilmente penso che commercializzerebbe una nuova console con un prezzo subito aggressivo in grado di invogliare seriamente un nuovo acquirente a fare il grande passo. E poi per concludere c'è un'altra via da non sottovalutare, quella degli streaming service. Il gioco da remoto è una realtà a cui l'industria si sta avvicinando già da tempo e l'arrivo di un big come Google con Stadia non farà altro che accelerare il passaggio verso questi nuovi lidi. E perché no, la Nintendo, che ha già lanciato degli esperimenti in Giappone con Resident Evil 7, potrebbe battere tutti sul tempo e proporre una console pensata per il gioco in streaming. La Switch Pro quindi vedrebbe il suo punto di forza non nella potenza bruta, ma nella possibilità di giocare titoli AAA ovunque. Ovunque ci sia una connessione decente, questa è una precisazione da fare molto importante, e su un hardware non necessariamente di ultima generazione e quindi non eccessivamente costoso. Sarà questa la soluzione che adotterà Nintendo? Difficile dirlo, io ho molti dubbi al riguardo e non vedo l'ora di vederci un pochino più chiaro. Vi aspetto nei commenti, maledetti figli di Paps, perché voglio discutere insieme a voi del futuro di Nintendo. Nel frammentre, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e ci vediamo stasera in live. Vi lascio tutti i link in descrizione insieme all'invito per il server Discord perché credetemi dovreste entrare assolutamente. Io sono il Poro Michele, dalla Next Gen, ciao!